Salve a tutti, eccoci di nuovo qui per questo appuntamento con il Mazinga della Scelta. L'ultima volta avevamo visto insieme i primi tre fascicoli, avevamo montato insieme i primi tre fascicoli e adesso oggi ne faremo altri tre. Cioè una cosa, questo qui continua a smontarsi, questo è a pressione, non è che va fissato o avvitato o incollato, non capisco perché. Vabbè, comunque per il resto è molto solido. Allora, quindi andiamo avanti, sperando che i nostri amici pappagalli ci facciano lavorare. Ho preso la colla per modellisti e quindi ho fissato le fibre ottiche dei LED degli occhi e anche gli occhi, la parte gialla trasparente, in plastica trasparente, alla mascherina in metallo. E mi è stata consigliata questa qui, sono andato da Bombcat Hobby, che è qui dietro vicino casa, che sono fornitissimi per tutto ciò che riguarda modellismo statico e i nostri amati. Oh, cominciate, oggi state a fare un sacco di cacciare. Che c'è? Tanto non potete uscire, il forno acceso. Dopo uscire. E vabbè, andiamo. Numero 4. Numero 4. Che ci danno? Allora, con il fascicolo numero 4 otteniamo una piastra in metallo, vedo che il packaging è cambiato e quindi è più semplice tirar fuori, non serve più il coltello, più o meno. Allora ci danno una piastra in metallo, bulloncini di fissaggio, dadi e bulloni. Io vi copro, scusate, perché sennò non è possibile, no? Buoni 5 minuti. Zitto! Alexa volume a 2. Abbiamo qui un'altra piastra con delle sedi per i dadi. Una brugoletta, guardate un po', ci hanno dato il secondo accessorio utile per il montaggio, una brugoletta, non so, sarà una 4 come misura. C'è anche qui la smussatura per avvitare non proprio in asse col bullone. Un altro pezzetto, altri dadi e questa fascetta, non capisco, questi sono occhi. Però abbiamo già messo la mascherina trasparente, quindi non capisco cosa serve questa mascherina. Vabbè, adesso lo scopriremo. E qui c'è un fogliettino che ci dice che di fare la raccolta differenziata. Vabbè. Esaminiamo il fascicolo. Elenco dei pezzi. Credo che questa piastra sia di supporto per il collo. Raggio ciclonico, una tempesta di acido. Sempre informazioni sul nostro caro Mazinga. Il mostro meccanico della settimana è Gaia Q5 con il potere elettro ultramagnetico. Zitto? Zitto Pepe? E qui vediamo il Energer Z, un disegno di Energer Z e altri disegni di Konagai. Beh, allora, qui il montaggio sembra abbastanza semplice e quindi non serve nemmeno che stoppo e riprendo in seconda battuta. Quindi abbiamo questa va messa così, questo va così, incastrerà in questi due fori. Siamo? Le rondelle però non ce l'hanno date. Qui dice di mettere le rondelle. Ah, eccole là, sì. Ci sono. Ciao. Ciao. E allora, siamo così. Quindi bisogna prendere dado e bullone e rondella. Rondella, tac,
qua. Poi altro bullone e altra rondella. E quando sono piccole queste rondelline, io poi con le mani. Zitta! Oh! Beve! Hai scocciato, eh! Ora spengo pure la luce! Madonna! Poi mi denunciano il maltrattamento dei pappagalli. Ma questi ti fanno esaurire, eh! Ti fanno esaurire, te l'assicuro! Questo va spalzato in questi due fori. Ah, e quindi i bulloncini vanno qui, quindi non servirà tenerli bloccati dall'altra parte perché vanno ad agganciarsi in automatico sulla sede esagonale. Oggi sono insopportabili, eh? E da stamattina fanno così. Io non capisco com'è possibile che la vicina di casa, che si stranisce pure se ti casca una vitarella per terra, non si è mai lamentata di pappagalli. Ok, poi sì, così, poi quest'altro va qua con questi due perni che si incastrano qui. Zitto. E poi che ci mettiamo? Ah, la copertura degli occhi che hai trovato in questo numero è diversa da quella legata all'uscita 1. Il pezzo che hai appena ricevuto è una variante non traslucida da abbinare alla copertura esterna che riceverai nel fascicolo numero 10. Potrai così alternare le coperture degli occhi dedicate agli effetti speciali con quelle da esposizione in colore pieno. Perfetto, quindi avremo un'altra mascherina in metallo, questa mascherina degli occhi, quindi questa non ci servirà per il momento e la possiamo mettere a posto nell'apposita cassettina degli attrezzi che ci hanno dato. A me è rimasta ancora una vite e una rondella. Che ci devo fare? Cioè, finisce così? Eh sì, finisce così. E quindi questa vite e questo dado e questa rondella sono in più per sicurezza che non ce li perderemo. Ci danno sempre, ho notato che almeno le viti ce ne sono, viti, dadi, ce n'è sempre uno in più perché è roba piccola, è facile che possa cadere. E quindi andiamo ad aprire subito il prossimo numero. Questo è tutto qua. Dove sappiamo già da qui che troveremo un'altra piastra toracica, la seconda, perché è la prima, quindi sarà speculare a questa, con gli stessi pezzi, vitine e la miniatura di Koji Kabuto. E allora andiamo a vedere questa miniatura. Eccola! Guardate un po'. Ecco qui. Io non so se sto inquadrando, voglio vedere. Sì. Ecco la nostra miniatura di Koji Kabuto. E le altre, il sedile e gli altri pezzi. Ok, e gli altri pezzi che so praticamente speculare qui. Abbiamo tutto. Io non credo che ci servirà la miniatura di Koji Kabuto con l'apposito sedile, quindi anche questi momentaneamente li togliamo di mezzo e li mettiamo in un altro vano, altro pezzettino, altri vini, vitarelle, dadi, rondelle, altro avvertimento che dobbiamo fare di raccolta differenziata, fascette per l'ambiente, va benissimo, adesso per cosa? Qui bisogna darsi da fare in tempi brevi perché il momento dell'inversione climatica è vicino. Ci hanno dato una trentina d'anni, ma gli scienziati sono quasi 200 anni, te lo dico, ci siamo ridotti proprio all'ultimo e adesso non c'è più tempo da perdere. E
Uno pensa, 30 anni da qui al 2050, vogliate. No, perché se non intervieni subito, da qui al 2050 non riuscirai a cambiare la tendenza. E questa tendenza dell'innalzamento climatico, delle temperature che sta avvenendo, ci porterà progressivamente, anno dopo anno, a far sciogliere una parte dei ghiacci. Sciogliendosi i ghiacci c'è meno superficie bianca che copre i poli e che quindi riflette molta luce, e qui questo si chiama potere di albedo. Quindi cala l'albedo della Terra, ciò significa che la Terra si riscalda di più perché meno luce viene riflessa verso lo spazio, quindi meno energia viene riflessa, si riscalda di più e quindi ciò fa sciogliere ancora più ghiacci che abbassano ancora di più l'albedo e fanno scaldare ancora di più. Quindi a quel punto il processo, arrivato a un certo punto che è stato stimato intorno al 2050, sarà irreversibile e non potremo più fare niente. E quindi saremo condannati all'estinzione. Esattamente come è successo tanti anni fa, parecchi milioni di anni fa, con i cianobatteri che si sono estinti perché stavano emettendo un po' di gas, l'ossigeno. Noi stiamo facendo la stessa cosa con l'anidride carbonica. Stiamo cambiando il pianeta in peggio, cioè in maniera non compatibile con noi. Vabbè, ecco qui. Dobbiamo unire un'altra piastra pettorale in modo da avere questa piastra doppia e facciamolo subito subito. Quindi questo pezzo qua va così. Questo va così, questo va così. Due bulloni con due rondelle, stavolta ho tanti bulloni rondelle, eh? Allora, due bulloncini con due rondelline. Che vanno infilati qui. Ecco perché questo qui era stato messo in questo modo spazzato, perché serve per connettere i due pezzi in questo modo. Quindi sotto ci metteremo altri due bulloncini che non ho aperto, e purtroppo non ho tre mani, quindi devo usare i denti. Dopo le stringiamo, per il momento mettiamo un po' l'assi, poi le stringeremo dopo quando siamo sicuri che è tutto giusto, corretto. Poi che devo fare? Giriamo così e ci dovrebbe essere un'altra piastrina, eccola qua, che la mettiamo di qua per collegare questi altri. Quindi le infiliamo qua, questi fori, qua ci mettiamo altri quattro dadi. Facciamo due alla volta, va? E quindi prepariamo altri due bulloni con due rondelle, cioè altri quattro bulloni con quattro rondelle. E vedete, ne avanza comunque uno perché sono sempre tre denti con uno in più. Quindi, considerando quello dell'altra volta che non lo abbiamo perso, ne avremo due in più. A fine modello potremo aprire una ferramenta. Due con la rondellina infilata. Ok. Poi ho la tendenza a chiamare i dadi bulloni, non so, da quando ero piccolo, però ho sbagliato. Ce l'ho solo io, ce l'avete anche voi? E allora, altro bullone e rondella.
visto come sono calmati con la coperta. Altro bullone rondella e due dadi. Un dado, due dadi. Pi. Muove scopro, piccolini, già gli sta venendo il sonno, quando fanno così c'hanno sonno. Ma muove scopro, spegniamo il forno, vi faccio uscire. Date un paio d'ore liberi. Così vi scialate. Ecco qua. E quest'altro va anch'esso di qua. Incastrato qua, mi ferro. E poi andrà fissato con altre cose. E voilà, anche questo numero è finito. Quindi possiamo stringere meglio questi bulloncini, visto che non lo avevamo fatto. E vabbè. Appena appena pizzati, perché come mi è successo per gli occhi, lì ho dovuto rismontare tutto poi per mettere quei pezzi trasparenti con la colla. E allora questi potete stringere senza che fuori rovina niente, perché tanto è ferro su ferro, quindi problemi non ce ne sono. Il collo, boh, la chiamano piastre toraciche, però non lo so come stanno messe, ancora presto per capirlo. Ok, anche questo qui è fatto. Nel prossimo numero, andiamo a vedere subito, troveremo una terza piastra toracica e i componenti dell'overfitter, i componenti, due componenti dell'overfitter. Qui che altro ci dice? Fantasma di Mazinga Z, Kingdom X10, Mazinga contro Mazinga, la doppia origine del Mazinga Z. È una bella opera, eh? Ma dai, è bello questo disegno. Allora, prossimo e ultimo numero per oggi. Mettiamo a posto questi bulloncini con queste cose. Queste rondelline, bulloni, dadi. Perché metti, capita poi il pezzo, il fascicolo in cui ne manca qualcuno, almeno così ce l'abbiamo da parte. Cosa abbiamo qui? L'abbiamo visto nell'anticipazione dell'altro fascicolo, quindi non lo rivediamo. Io sto cercando di andare più veloce possibile per non annoiarvi. Questa la togliamo lì, poi la separata carta, carta e plastica. Oh, tiriamo fuori questi pezzi e procediamo al montaggio. Piastra. Supporti, che bello, tutto in metallo, che figata. Altri supporti, un'altra piastrina di agganciamento, cioè di collegamento, di giunzione, diciamo. Altre vitine, bulloncini, cioè bulloncini, dadi e cose. E qui troviamo qualche pezzo dell'overbuilder. Questa è in plastica, facciamo pure più del in metallo era troppo. Credo che questo come va? Ah, non so. No, questo andrà qui. Questo andrà a chiudere il pezzo, però come fa a girare così? È fisso? Boh, vabbè, poi lo vediamo. Apriamo tutte queste vitine. Vedete? Una mi è caduta? Buona ritrova.
Eccolo. Una rondellina me l'ha caduta. Dati. Perché i dati sono solo tre, invece i bulloni e rondelle sono tanti. Ok. Allora, via anche questo. Cosa dobbiamo fare? Sì, sì, l'ho visto i pezzi però. Allora, abbiamo questa piastra. Così. No. Un cacchio. Eh sì, così. Così, così. Dobbiamo prendere due bulloni con le rispettive rondelle. È arrivata una comunicazione da eBay. Forse qualcuno degli offerti degli oggetti che osservavo è in sconto. Chi sarà? Fermi tutti. Allora, i fori sono questi due. Uno e due. E ci va questo messo anch'esso in maniera sporgente, perché probabilmente dovrà servire da connessione per qualche altro pezzo. Quindi così, con i relativi bulloncini, come sempre, come abbiamo già visto per gli altri, per le altre volte abbiamo messo queste connessioni. E avvidiamo. Senza stringere per il momento che non serve. Poi altri due bulloncini con ok, così. Altri due bulloncini con le rispettive rondelle, ecco perché non ci sono altri dati, perché vanno affidati qui, questi qua. Poi sono i più grossi, uno, due. Le colonne lunghe alla pasta d'aria. Le colonne corte, ok, queste sono quelle lunghe, quindi dobbiamo mettere quelle lunghe, queste qua. Una qui. Ok, e un'altra invece va in questo foro qui su. Un bulloncino e l'altra rondella, tac, tac, qua, ok, poi stringeremo, ok, e poi allinea le colonne corte, dove? Adesso l'abbiamo girato così. Oh, ecco, in quest'altro due fori vanno le colonne corte con relativi bulloni e rondelle. Uno qua. E un altro qua. Quest'altro foro qui al centro. Chillout per rilassare i pappagalli? Fantastico, veramente tutti i giorni. Colini? Sì, stanno bene qui. Mm.
Ok, abbiamo una stretta a tutti questi dati che non avevo stretto, che il bullone non avevo stretto. Ecco, e voi direte, ma allora sei stronzo, se tu che li provi, fanno una pena a me quando stanno in gabbia. Io li lascerei sempre sciolti, solo che camminare non ti fanno fare niente. Ok, questo è montato, questo è montato, i pezzi dell'overfitter ce li teniamo da parte. A che serve sta roba non lo so. Forse dovremmo inserire anche il prossimo numero per capirlo. Quasi quasi. Vado un attimo a prendere, metto un secondo in pausa. Eccomi qua, è comparso magicamente per voi il numero 7. Qua c'è un profumo. Ah, c'è il forno acceso, mia moglie sta facendo, ha fatto la verza riccia in padella, così con aglio, olio, un po' di peperoncino e le patate. Poi, dopo che l'ha cotta in padella, l'ha messa in una teglia, sta roba qui, patate e verza, scamorza a pezzettini, non so, ce ne sono perché pezzetti di prosciutto, e pan grattato e l'ha infornato. Un profumo. Allora, qui. Verze ovviamente sono le mie. Qui cosa ci sarà dentro l'abbiamo già visto nell'anteprima del numero precedente. Quindi andiamo al sodo perché poi c'ho fame e voglio cenare. La piastra toracica numero 4 e quindi ce l'abbiamo qui, è praticamente speculare a quella di prima, vedete? Anche gli altri pezzi componenti sono tutti speculari, cioè sono gli stessi, insomma, è la stessa identico montaggio, però speculare. E quindi oh, e c'è anche un'altra piastra di tensione. Apriamo subito tutti i dadini, mettiamoceli qui a disposizione. Andiamo tutti i bulloncini. E apriamo pure le rondelline. Spero che sia a fuoco. Sì, più o meno. Vabbè. Quindi questa era quella che c'avevamo da prima. Eccola qua. Ora qui facciamo la stessa cosa. Quindi, qua c'è Kiki, vuoi uscire? Disperata, porella. È disperata. E quindi, due dadini qua. Tac e tac. Pollice di legge. Piastra appoggiata qui sul foro in modo che combaci e perché consente, eccola, consente, ok, e adesso ci mettiamo le vitine. Una. E due. Questo è entrato male. Ok, adesso è entrato male. Già si è visto. E poi che dobbiamo fare? Dietro qui ci mettiamo quest'altra piastra con altri bulloni, quindi vabbè, stringiamo bene questi e così poi mettiamo gli altri dietro. Quindi di qua ci mettiamo quest'altra piastra da sotto. Quindi così, tac, vedete qua, vado a vedere questa, tic, quattro dadi, uno,
Che bello che ci hanno fatto già le sedi pedali, così uno non deve tribolare con doppia chiave. Questa è stata un'ottima idea. Non hanno risparmiato. Fermo, non riesco. Ok. Come si maneggiano male queste rondelline così piccole. Ok. Uno. Urla disumane che vengono dal salone, dalla televisione. 3. E 4. Io stringo sempre a croce perché così si stringe in maniera abbastanza pari, un po' come quando mettete i cerchi alla macchina, no? Se li mettete a mano cercate di farlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi li ripassate tutti perché stringe meglio. E non si inizia. Allora, poi. E vabbè, altro dado e rondella, con le varie colonnine, quindi uno qua. Vabbè, cioè adesso è abbastanza ovvio. Ero dimenticato la rondella. Abbiamo finito. Ora stringo un attimo meglio questi pezzi con la chiave. E ripetiamo su tutte le strioline. Dopo aver spento il forno, se no ci vanno sopra e si fanno male. Questa cosa, dai. Oh, non litigate, eh? Eccoci qua. Ecco qua. Non ho ancora capito come andrà a fare. Comunque qua ci andrà il collo, che troveremo al prossimo numero i pezzi del collo e la centralina elettronica. Collo, le antenne e la centralina elettronica. Poi altro mostro meccanico, Ozones B3. Che vuol dire Ozones? Lo dice ozono? No, liquido corrosivo, dissolve cementi, metalli, eccetera. Spara 3 missili, altro bellissimo disegno. Ragazzi, con questo vi saluto. L'appuntamento al prossimo numero. Chissà come si monterà sta roba.
E ciao, liberiamo, scopriamo questi due rompiscatole qua. Cucù, eccoli! Mo uscite, eh? Mo uscite, eh? Ciao, ciao piccolo, piccolo, saluta. Saluta piccoli. Ciao.